Allora Marco, il gran giorno purtroppo è arrivato. Cosa farai da grande? Ma purtroppo alla fine è una cosa bella, perché comunque si chiude un ciclo fantastico della mia vita, quindi da bambino non avrei mai potuto chiedere di meglio. Da grande cosa farò? Questa è una bella domanda. Adesso voglio sicuramente prendermi un po' di tempo per godermi la famiglia, giocare con mia figlia, e allo stesso tempo comunque andrò a correre in moto. Da un po' di tempo mi alleno con l'R3 e do la possibilità alla gente di venire a girare con me, perché affitto le moto, avrò più tempo per farlo e potrò fare anche un po' di corsi, quindi cercare di trasferire la mia esperienza, diciamo, a chi vuole provare a conoscere e sapere qualcosa in più. Tu sei stato una fan prodigio, hai vinto il tuo primo Gran Premio a 15 anni, poco meno di 16 anni insomma. Se potessi parlare a quel ragazzo, cosa gli diresti? A volte ci ripenso a quei momenti e mi sembra di averli vissuti ieri, quindi mi ricordo tutto nei minimi dettagli. D'altra parte, quando guardo le foto e le immagini, mi rendo conto che ero solo un bambino. Allora mi sembrava di essere già un uomo. È incredibile come cambiano i punti di vista e come cambiano anche, diciamo, i modi di affrontare le difficoltà e le situazioni crescendo. Quindi, niente, credo che non potrei dire niente di diverso da quello che ha fatto quel bambino lì, perché divertendosi feci delle cose incredibili. Adesso veramente sono quasi sorpreso di quello che ho fatto quando ero bambino, perché adesso, diciamo, devi pianificare, lavorare per. Allora era tutto veramente un gioco ed era così naturale. Come hai visto cambiare il motociclismo, il motomondiale e la superbike in questi 20 anni, un poco più? Ma il motociclismo è cambiato veramente tanto, soprattutto non tanto lo spirito con cui i ragazzi salgono in moto e vogliono divertirsi, ma è cambiato tutto quello che ci gira attorno, dal rapporto con i tifosi, rapporti tra i piloti, sponsor, giri economici, l'attitudine con cui si va alle gare, cioè molto più, è tutto più schematico, più serio. Si vede che è arrivato il business vero e proprio e è stato messo da parte un po' solo il DNA dello sport del motociclismo. Quando è maturato la decisione di, diciamo, appendere il casco al chiodo? Ma è arrivata un po' per volta. Diciamo a marzo, dopo la Thailandia, le prime domande, i primi dubbi, i primi pensieri. Poi poco a poco ho cercato di ascoltare me stesso, cercare di capire cosa mi piaceva, cosa non mi piaceva più. E quando appunto tutto quello che da piccolo mi ha fatto sognare per diventare un pilota adesso non lo apprezzavo più, ho capito che qualcosa era cambiato dentro di me, è arrivato veramente quello che in tanti mi avevano detto: capirei da solo quando sarà il momento di smettere. Ma il tuo momento di smettere è più legato alla superbike o comunque alle moto in generale, banalmente? L'anno prossimo ti vediamo in Moto E? Oppure... No, questo non lo so, però ti dico, adesso volevo liberarmi da questo peso che mi stava logorando un po', dall'idea di smettere di dare un cambio alla mia vita. Quindi di sicuro volevo smettere da un impegno che mi prende 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Poi se dovesse arrivare un'opportunità per fare qualcosa di diverso, per dire, la Moto E può essere una cosa carina, perché credo che ancora non sia un campionato vero e proprio, ma è ancora più una gara di intrattenimento, di contorno, di show, quindi potrebbe essere carino. Però come ho detto, adesso voglio prima godermi il finale di questa stagione, perché mi sento più rilassato. Poi mano a mano vedrò cosa mi offre la vita, cosa mi propone. Di sicuro voglio comunque andare in moto, perché questo è sempre quello che ho sognato di fare fin da bambino e che mi piace tanto. Poi vediamo, anche correre mi piace, ma vorrei farlo un po' più in maniera un po' più leggera di adesso. Un'ultima domanda: se tu potessi scegliere una gara della tua carriera per descrivere chi era Marco Melandri, chi è Marco Melandri? Ma per fortuna ce ne sono molti, quindi io ero quello che ho, credo che i valori che io credo nella vita li ho sempre espressi in gara, quindi sicuramente non mollare mai, cercare di provarci sempre, ma allo stesso tempo essere corretto. Quello che credo che si ricorderanno di me più a lungo sarà l'uscita di Philip Island 2006, credo che
in pochi potranno fare meglio. Grazie Marco, in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo.